Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Vado a rifare questa ricetta del pane casareccio, quindi un nuovo video. Era una ricetta di qualche anno fa che abbiamo fatto insieme al gruppo con Rosa Di Fonso. Vediamo insieme come farla. Allora, come dicevo all'inizio, questa ricetta di questo pane casereccio, la sto ripetendo, l'ho ripresa dal gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre, però farò soltanto qualche piccola variazione sia nell'esecuzione, che nelle dosi. Invece della pasta madre solida ho preparato un polish, un prefermento, chiamatelo come volete, trovate le dosi all'inizio, con 40 grammi di pasta madre e 80 di acqua e di farina e l'ho tenuto tutta la notte a temperatura ambiente. Ora ho messo le farine dentro la ciotola, io sto usando la farina del Molino Cipolla. E ci metto piano piano, ci verso piano piano l'acqua. L'acqua ho preferito metterne meno rispetto alla ricetta originale, quindi 400 grammi, proprio perché il prefermento rimane un pochino più liquido. Eccolo qua, lo verso sulle farine. Questo è stato almeno 8 ore, l'ho lasciato tutta la notte a temperatura ambiente. Io farò questo impasto a mano, quindi senza planetaria. Lavoro l'impasto nella ciotola e poi lo metto a lievitare. Ok. Allora, ragazzi, intanto che impasto. Vedete, ho messo il prefermento, metto l'acqua, l'olio lo tengo per dopo. Volevo dirvi che sto meditando di prendermi una pausa. Una pausa, lo sto dicendo già da qualche tempo, però ho bisogno di prendere una pausa. Naturalmente non chiudo il canale, lo tengo aperto. Al limite farò un video ogni tanto, lo so che tante di voi adesso, ma no, ma perché? Però, senza che sto a spiegarvi le mie ragioni, ho bisogno di una pausa. Magari mi rivedrete prestissimo, adesso questo è un mio pensiero e ci sto pensando da tempo. Bene, continuo ad impastare, sto mettendo, come avete visto, l'olio, lo metto piano piano, me lo metto sulla mano e impasto così, in questo modo, tutto dentro la ciotola. Naturalmente, se voi volete usare la planetaria, fatelo tranquillamente. Ho messo anche il sale, finito di mettere l'olio. E continuo ad impastare così con il pugno. Continuo ad impastare per 5-10 minuti. Quando vedete che l'impasto non attacca più di tanto, anche se rimane un po' grezzo, mi fermo. Pulisco la ciotola così. E copro, poi copro con un telo. Ok, ci vediamo fra un'oretta. Calcolate che qui a Roma c'è un'aria ancora molto umida, quindi un'ora va bene, ma se da voi fa tanto freddo, lasciate pure 2 ore. Eccoci qua, passato il tempo, inizio a fare un giro di pieghe in questo modo. Poi copro e lascio, aspetto 20-30 minuti. 30 minuti vanno bene.
faccio un altro giro, in tutto ne farò tre giri di pieghe. Vedete che dopo qualche giro di pieghe, l'impasto sta già incordando. Ecco qua. A questo punto copro con la pellicola e lo lascio 5 anche 6 ore. Eccolo qua, questo è il mio impasto. Dopo 5 ore, a me ci sono volute 5 ore proprio perché c'è quest'aria umida. L'ho lasciato a temperatura ambiente tranquillamente, senza camera di lievitazione, assolutamente no. Non mi piace forzare la lievitazione del pane. Allora, ora infarino il piano di lavoro. E ci verso l'impasto. Ho messo un po' di farina perché è molto molto morbido, ben idratato. Anche se 400 grammi è appena sotto il 70, però c'è il prefermento che era molto liquido. Sapete che l'idratazione poi in base alla farina che usate, la zero comunque prende molto bene l'acqua, quindi si poteva anche usare un pochino di più. Faccio una sorta di pieghe così, guardate, ci sono anche le bolle vicino per farvi vedere, guardate com'è bello questo impasto. Quindi faccio queste pieghe senza toccarlo molto, così, molto morbidamente, molto soft. Ok, ora lo copro con la ciotola e lo lascio ancora 20-30 minuti. Con questa ricetta, naturalmente, se volete, potete anche cambiare il tipo di farina e magari con l'acqua vi regolate un tantino voi. Quindi, a seconda del tipo di farina, magari ci vorrà più o meno acqua. Anche i tempi sono relativi perché dovete sempre seguire l'andamento delle temperature, quindi delle stagioni. Questa è una cosa che vi dico sempre, perché tante volte nelle domande mi dite: ma a me non è cresciuto troppo, è passato. Dovete calcolare sempre i tempi in base alle vostre temperature. Finito l'altro giro di pieghe, ho aspettato i 30 minuti e poi ho formato la pagnotta. Scusatemi se mi è saltata una sequenza qui. Comunque ho allargato l'impasto, ho portato i lembi al centro più volte formando questa pagnotta che ora metterò a lievitare. Questa volta ho preferito mettere la carta forno, quindi ho messo la chiusura sotto, così poi tiro fuori con la carta direttamente la pagnotta. Bene, io ho lasciato altre 2 ore e mezza, credo, forse anche 3. Come vedete, ha continuato a lievitare benissimo. Ho acceso il forno, l'ho portato a temperatura e ora metto direttamente con la carta forno sulla teglia calda. E poi proverò, una volta messo nel forno, a fare il taglio dopo 15 minuti, come vedo che si sta alzando, velocemente, proprio velocemente, ad aprire il forno ed a fare un altro taglio, come ho fatto, ecco qua, vedete? Bene,
Io direi che è venuto molto bene, guardate com'è cresciuto, adesso lo tengo un pochino, i tempi ve li ho scritti, lo tengo un pochino a spiffero con lo sportello semi chiuso e poi lo lascio un pochino raffreddare prima di andare a tagliare e vedere com'è l'interno. Allora, vi confesso che l'ho tagliato tiepido. E si vede ancora la mollica, vedete, non è del tutto asciutta, poi si è gonfiato molto, quindi è venuto molto mollicoso. La crosta è bella croccante. Poi vi farò vedere anche le fette quando si è freddato un pochino di più. Il pane si taglia freddo, se volete vedere bene l'interno, deve essere tagliato freddo. Ma noi avevamo bisogno di mangiare, quindi ho tagliato un pochettino prima. Era tiepido, infatti. E queste sono le fette, guardate, il giorno dopo vedete è ancora bello e la crosta è ancora leggermente croccante dopo un giorno, non può essere croccante come appena lo sfornate, eh? Questo lo dovete sapere. Bene, amici, io vi ringrazio della visione, direi che questo pane è venuto più che bene, veramente bello. Vi ricordo che la ricetta è di Rosa Di Fonso. Io vi saluto per adesso e speriamo di vederci presto. Ciao a tutti!